ragazzi, guardate quello laggiù. Fino a 2 anni fa vendeva stracci, oggi vale 3 milioni di sesterzi. E quello laggiù alla nostra sinistra è Ganimede. Costruisce palazzi che crollano alla prima tramontana. Accanto a lui c'è suo fratello, grosso proprietario ferriero. E quella donna è sua sorella, ex parrucchiera. Quell'altro là ha una grossa fabbrica di salse piccanti, esporta in tutto il mondo a quattrini affalati. Erano tutti schiavi e oggi sono ricchi da far schifo. E quella balena? Quale? Ah, quella che tu ingiustamente chiami balena, sai chi è? È la moglie di Trimalcione. Ah, bellina. Ma Trimalcione quando arriva? Pare che stia ancora al cesso. Ma cosa ridi? Guarda chi c'è. Chi c'è? È quello che gli ho dato la coltellata. Non vedi che porta ancora il braccio fasciato? Andiamo, Gitone, è meglio squagliarsela. Ma tu sei matto, quello sta zitto e buono, non vedi che c'è la moglie? Salve, sempre più bella. Cara Savina, salve. Facciamo finta di non vederlo. Che scarogna, per lui mi rovino la cena. Che fa, guarda? Ci ha visti? No, non credo. Carissimi amici, invitati di ambo i sessi, e se c'è qualcuno di neutrale tanto meglio, preparatevi a ricevere il nostro padron de casa, il nostro generosissimo Trimalcione! Scusate, scusate il ritardo, ma da un po' di giorni ho la pancia gonfia e ci metto una quantità di tempo a scaricarmi. Ammappalo, che finezza di linguaggio. E questo è niente, sentirete il seguito. Un momento, che cosa vi stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah, sì, che la mia pancia mi sta facendo dei brutti scherzi. I dottori mi hanno ordinato degli infusi, ma speriamo bene. Altrimenti da un momento all'altro voi qui sentirete un gran tamburellare come un temporale. Sembra, ma non è volgare. Beh, non c'è niente di male in quello che ho detto. Tutti abbiamo un po' d'aria nella pancia e qualche pertugio. E può essere pericoloso, specie se l'aria va al cervello. Credete a me, so di molti che sono crepati per non aver parlato chiaro. Perciò, se qualcuno ha qualche necessità, qualche bisogno, per carità, senza complimenti, faccia pure. Bravina la giovane, con quella faccia da culo non potevi fare altro. Piantala! Ma chi sei, matto? Tu va al tuo posto e sta buono. Ma no, che è una cara bambina. Vorrei farne una mia allieva. Ma quale allieva? Smettila! Tu sta buona, insomma, lasciatemela stare. Mi avete fatto passare l'appetito, porca... E finiscila! Approfitta di mangiare, che chissà quando mangerai un'altra volta. No, su. Se vi comporterete bene saremo ospiti di Trimalcione tutte le sere. Che vuol dire comportarsi bene? Ragazza mia, per essere ben accetti nelle case dei ricchi bisogna assecondare i loro gusti e soprattutto imparare l'arte della durazione. Cioè? State a vedere. Un mio diletto, ricchissimo e potentissimo Trimalcione. Poc'anzi questa sala era avvolta dalle tenebre. Tu, per le nobili ragioni che hai addotto,
mancavi dalla nostra mensa. Ecco, ad un tratto sorgere all'orizzonte un forte sole lucente che ha inondato i nostri animi di gioia. Indovinello, chi era quel sole? Sole! Sì, doveva il sole! Sono nato schiavo, ma non sono un cretino. So benissimo che mi hai fatto la sviolinata per farti invitare a cena tutte le sere. Va bene. Fai mio ospite tutte le sere per una settimana. Adorato Trimalcione, anche noi siamo invitati. Neanche per sogno. Oh, che orribile! Trimalcione, hai scappato tutto lo squircos! Oh, il cinghiale! I cinghiali! Oh.